Serie B, prime parole d'allenatore del Perugia per Roberto Breda. Ritroviamo la nostra anima. Domani c'è la Cremonese in trasferta. Serie C, il Gubbio attende domenica la Reggiana, diretta radio su RGM. Prima tappa lo scorso weekend dell'Umbria Cross, il circuito dedicato alla mountain bike che ha coinvolto circa 200 atleti di varie categorie. A Gualdo Tadino, il CT della Nazionale Scotti promuove il ciclodromo Leoni. Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. Parliamo di calcio, parliamo di Serie B perché c'è il Perugia in primo piano. Ha presentato Roberto Breda, nuovo tecnico del Grifo, atteso domani alla sua prima panchina sul campo della Cremonese. Il modulo a Cremona dovrebbe essere 4-2-3-1 davanti al portiere Nocchi, difesa formata da Zanon, Dossena, Belmonte e Pajac, duo di centrocampo formato da Bianco e Brighi, sulla tre quarti spazio a Terrani, Falco e Ann a supporto di Cerri, out Monaco, Volta, Colombatto per squalifica, oltre a Rosati e Del Prete per infortunio. Ma sentiamo proprio le parole del neotecnico Breda. Il calcio è soprattutto uno contro uno, duelli. E dei duelli c'è componente tecnica e c'è anche componente caratteriale. Se un contrasto fa differenza se lo vinco o se lo perdo. Un colpo di testa fa differenza se lo vinco o se lo perdo. E anche squadre che per caratteristiche, come potremmo tra virgolette essere noi, sono più tecniche in certe zone del campo, magari in altre no, abbiamo anche tanta sostanza, devono essere brave a vincere i contrasti. Anche perché poi il contrasto non è solo fase difensiva, se rubo palla a tre quarti campo vado a far male. Soprattutto in un calcio moderno dove le ripartenze e dove i cambiamenti di possesso sono fondamentali. Quindi devo vivere questo momento mettendomi a disposizione della squadra, perché gli obiettivi della squadra vengono prima di tutto, ma allo stesso tempo vivendo col fuoco dentro i duelli individuali. Il calcio e la Serie B insegnano che non vince sempre il più bravo, bisogna avere un'anima, bisogna essere squadra e bisogna avere un pensiero comune. Un pensiero comune che esalti le caratteristiche poi dei giocatori, possibilmente dei giocatori più forti, però con equilibrio, con tanta efficacia. Questo è tutto il divenire. Promesse non se ne fanno, se non il grande desiderio di far bene. Sempre l'obiettivo è far punti. Da qua alla fine i nostri obiettivi, a prescindere da come stiamo, sia di classifica, sono sempre la partita che deve venire. Quindi tutto quello che dobbiamo fare è essere concentrati su questa partita e cercare di farla nel migliore dei modi. Se devo guardare le risposte di questi giorni, sono contentissimo, però so che la partita è un altro film, dove dobbiamo essere bravi a superare i momenti di difficoltà, dove dobbiamo essere bravi a trovare soluzioni. Ho anche curiosità di vederli, ma quello che voglio che i ragazzi abbiano, come ho io, è la convinzione di poter far punti. Scendiamo in Serie C perché il Gubbio, atteso domenica alle 16.30, riceverà al Barbetti la Reggiana per l'11esima di campionato, match che potrete seguire in diretta su RGM, un vero e proprio duello salvezza con Pagliari, pronto a confermare il 4-4-1-1 con Volpi in porta, difesa composta da Calombo, Dierna, Burzigotti e Loporto, centrocampo con Cazzola e De Silvestro, esterni Ricci e Giacomarro, cerniera centrale, oltre a Casiraghi a giostrare sulla tre quarti a supporto dell'ex Marco. Nella Reggiana del neotecnico Eberini, possibile utilizzo del 4-3-1-2 con Carlini, trequartista, a supporto di Altinier e Napoli. L'undicesimo turno di campionato si aprirà domani sera con l'anticipo tra Triestina e Sant'Arcangelo. Domenica alle 14.30 spicca Fermana-Pordenone, mentre alle 18.30 c'è la sfida al vertice tra Bassano e Renate. Serie D, domani tre anticipi alle 15 per l'undicesima giornata, tra cui spicca Trestina tutto cuoio. Domenica, visto il cambio d'orario, si gioca alle 14.30 con il Villa Biagio che proverà a violare Forlì e il Sansepolcro che riceve il Mezzolara. Settima giornata in eccellenza con tre anticipi in programma domani: Bastia Trasimeno, Ponte Valle Ceppi, Massa Martana, San Sisto Voluntas Spoleto. Domenica alle 14.30 sfida al vertice tra Cannare e Narnese, mentre il Fontanelle Branca sarà di scena sul terreno della Subasio di Mister Bonura.
Nel girone A di promozione la gara di cartello è Casa del Diavolo Pontevecchio, mentre per il Gualdo Casa Castalda c'è la gara interna con il Montone. Nel girone B il clou è il duello tra il Foligno, ancora primo a punteggio pieno, e la diretta inseguitrice Ducato, mentre l'Assisi ospita il Montefranco. Volley di Superlega, cali di concentrazione assolutamente vietati in casa Arsir Safety Conad Perugia, attesa domenica 29 ottobre dal match con la Revivere Milano, sfida valida per la quarta giornata di Superlega in programma al Palasport di Pian di Massiano a partire dalle ore 18. Tutti a disposizione per coach Bernardi, con la squadra decisa a mantenere intatta l'imbattibilità e il primato in graduatoria. In A2 femminile, trasferta calabrese per Bartocini Gioiellerie Perugia, che proverà a violare l'impianto di Soverato. Basket binazionale a caccia di riscatto, la Sicoma Valdiceppo reduce da 3 sconfitte consecutive, ultima delle quali in casa contro Cerignola. Il quintetto di coach Pierotti è però chiamato ad una gara difficilissima a domicilio di San Severo, capolista del girone ed unica squadra sin qui ancora a punteggio pieno. Chiudiamo con il ciclismo mountain bike. In particolare, ha fatto tappa a Gualdo Tadino lo scorso weekend il circuito Umbria Cross, 200 atleti di varie età e al ciclodromo Adolfo Leoni, per un appuntamento che fa da avvicinamento all'evento clou del 2018, ovvero l'arrivo del Giro d'Italia a Gualdo, la tappa del Giro d'Italia a Gualdo Tadino. Vi lascio con questo servizio che conclude il nostro TG Sport. Grazie per averci seguito, a voi una buona serata. È partito da Gualdo Tadino l'Umbria Cross, il circuito di gare di mountain bike che toccherà anche Città di Castello, Massa Martana, Petrignano d'Assisi, per concludersi il 26 dicembre ad Orvieto. Circa 200 atleti si sono dati appuntamento sabato 21 ottobre al ciclodromo di Gualdo Tadino Adolfo Leoni per un evento organizzato dal GS Abis, a cui hanno partecipato ciclisti di tutte le età, dai giovanissimi fino alle categorie master. 2.400 metri il tracciato allestito all'interno del ciclodromo, apprezzato dagli atleti e dai tecnici per la varietà e la complessità delle difficoltà che presentava: salite ripide, scalini, contropendenze e rilanci, con le ultime gare che si sono svolte con illuminazione artificiale. A fare gli onori di casa il presidente del gruppo sportivo Avis, Mirko Belardi, che ha accolto tra gli altri il CT della Nazionale Italiana di Ciclocross, Fausto Scotti, mentre il comitato regionale della FIC è stato rappresentato dall'avvocato Carlo Moriconi. Il percorso è veramente, veramente carino, e poi stare in protezione così, specialmente con i bambini, con tutte le gare di G6, G1, G5, G4 che abbiamo visto fino adesso, si sono divertiti molto, molto i bambini. Il circuito è partito oggi, la prima gara dell'Umbria Cross, non è nuova perché comunque è sempre stato uno dei circuiti più importanti in Italia, perché sono tantissimi anni che abbiamo svolto questo circuito. Quindi noi siamo qua in visione perché ci sono degli atleti di interesse nazionale, e poi comunque ci tenevamo a starci qua, spesso veniamo in Umbria a vedere le gare, e abbiamo approfittato proprio perché era di sabato e siamo riusciti ad esserci. Soddisfazione per l'esito della giornata da parte del gruppo sportivo Avis, che non va però in ferie, già al lavoro per il calendario 2018, quando Gualdo Tadino ospiterà la tappa del Giro d'Italia, un appuntamento atteso quanto sognato già nel 2017 per onorare il centenario dalla nascita del ciclista gualdese Adolfo Leoni.